Ed eccoci qua, benvenuti su Tomb Raider, siamo nella parte 2, siamo appena arrivati qui, dopo la valanga, la nostra Lara sta congelando e ha tutti i capezzoli durissimi in questo momento, perché sta congelando, dobbiamo trovare un riparo assolutamente, crearci un rifugio, accendere un fuoco, ma soprattutto costruire la nostra casa, non sto scherzando, quello è Ark, non si può fare qua. Ok. Un vecchio accampamento. Vecchio accampamento. Ok. Devo accendere un fuoco. Ma cazzo lo accendi un fuoco? Qua è tutto bagnato. Raccogli risorse per costruire un rifugio. Qui? Ok, raccolgo del legno. Due di legno. Dovrebbe andare. Qua dovrebbe andare. Ah, uno su tre, perché ne servono Basterà altri. a farmi superare la notte. Cazzo, prima dici dovrebbe Devo andare, poi mi continuare a dici non cercare. basterà. Risorse per la fabbricazione, raccogli piante, scuole, Non animali ci per sono. creare oggetti. Niente carne. Quelli potrebbero essere un problema. Ok, quattro di pelle e vari corna. Forza. Dai, Lara, sei arrivata, cazzo. Cazzo, ho fatto bene però, mamma I mia. nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i discendenti? Continuano a opporre resistenza, ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Bene, la Trinità confida in voi. La Trinità. Stiamo facendo un arco. Bello il crafting delle cose, poi questi oggetti possono essere pure potenziati, armi e armature. Servirà un arco più resistente. Ok, potenziamenti delle armi. Modifica l'abbigliamento di Lara per Questo sfruttare dovrebbe al meglio ridursi ogni così parte della pesante tua da avventura. impedirlo. Sono disponibili molti completi Ogni diversi che volta vengono che scendo devo sbloccati portare nei miei occhi un man vecchio mano che amico avanzi nel che voglio gioco. battermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. Creiamo un arco. C'è qualcosa qui. Ci deve Ok. essere. Altrimenti la Flettenti Trinità non sarebbe in questo rinforzati. inferno Per di neve. tendere di più la Assolutamente. corda. Ok. Ho trovato la strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non La riuscirai a piccozza. sopportare il dolore di Cambiare perderla. arma. Passa la segna. Lara, ti Questo è stai il mio muta per cammino. cortesemente. Solo mio. Io ho tutti questi completi perché penso di aver acquistato, insomma, l'edizione definitiva. Tra l'altro in descrizione, raga, vi lascio il link di Instant Gaming per acquistarlo. Costa 2,50€, quindi costa poco se volete giocarvelo. Io direi di mettere quest'abito. Attenzione, gli animali non predatori si spaventano meno facilmente, diventano delle facili prede. E in più siamo protetti dalla neve. Mi sembra il top per il momento. Maniero Croft sbloccata. Sbloccato il contenuto scaricabile. Attenzione, compreso pure questo. E quindi possiamo uscire dall'accampamento e abbiamo l'arco. 12 frecce. E posso cacciare per ottenere risorse. Bellissimo. Vediamo cosa c'è in giro. Intanto qua abbiamo. Possiamo salire sull'albero. Non si sa mai se c'è qualche lupo. Siamo scesi. Non si sa mai se c'è qualche lupo. Noi scendiamo. Del legno, prendo tutto io. Un cervo che è appena scappato. Cazzo, è una colomba. Oddio, l'ho preso. Abbiamo un piccione. Ci Oddio, ho sono delle rovine, raccolto delle piume. opera dei mongoli. E ecco questi mongoli. Lasciali stare i mongoli. Provenienza raccolgono, cioè contengono diversi tipi di risorse. Voglio uccidere un cervo, ragazzi. Il mio obiettivo della vita, un Bambi. Se Bambi, l'ho preso. Spara. Non muore.
preso, preso, ma me le riprendo le frecce. No, solo due di cuoio, però sono senza frecce. Però le frecce per tuo mi servono le piume. Allora, l'unica cosa è che io ho visto che qui si può salire su queste torri. Il problema è come arrivarci. Intanto mi posso sbagliare. Ma se ho visto bene. Tramite questo ramo mi dondolo su questo e arrivo qua. Perfetto. 5 piume, godo. Poi da qui. Cosa è successo? La sono qui. Piccione! Comando, mi ricevete? Oh merda! Oddio! Oddio! Sembra di aver sentito un orso che ha sbranato quello della radio. Cuoio. Oddio, qua cosa c'è? Una corona di uno dei principi di Kiev. Però come ha fatto ad arrivare qui? Saranno dei collezionabili. Posso salire le zipline al contrario per arrampicarmi. Io salto qui e poi da qui salto qua. La neve alta rallenta i movimenti e impedisce determinate azioni. E perché vedo rosso? Cazzo, sembra Naruto quando sei nel villaggio degli Uchiha e vivi i ritorno, i ricordi di Sasuke. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima comunicazione era disturbato. Cazzo, è stato inculato, ma da un orso. Eccolo! Attenzione! Non faccia del male. Sì! Ci si scivola. Mamma mia. Scappa, scappa. La neve rallenta i movimenti, dobbiamo cercare di non passarci ma prendere i tronchi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo dei grandi, cazzo. Mamma mia, quanto sono fiero di me stesso quando faccio questa fine. Riproviamo. Veloce! Cazzo, attacco corpo a corpo. Via. Andiamo, vai via. Cichissi, cichissi, cichissi. Dio. Oh, cazzo. Guarda che ho fatto. Mamma mia, raga, che scena, il combattimento con l'orso. Così. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Mio padre lo sapeva già. Nel frattempo, noi siamo nella merda. Cazzo, e ora? Raccogli le risorse per curare le ferite. Ok, risorse curative, raccogli le erbe e i tessuti per creare un impacco curativo. Quale foglio? Non vedo un cazzo. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Sì, le troveremo senz'altro sulla neve. Una struttura abbandonata. Le ho trovate lì per curarle. Ok. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. Trovo un modo per sconfiggere l'orso. Ma tu sei pazzo completamente. Mi arrampico in modo malamente male. Vado avanti. Sono funghi velenosi. Fanno proprio al caso mio.
dei funghi, cazzo. Mi devo arrampicare, insomma. Ok, risorse, cos'è? Materiali, ho preso, che cazzo sono? Due bolloni, che è? Cosa devo fare con due bolloni? Salto da qui. Qua siamo, ah ok, siamo ritornati nel punto di prima, più o meno. Attenzione, un altro cervo, abbiamo solo 5 frecce. Oh, capottana, 4 frecce, stavo dicendo. Guarda che qua ci sono delle bacche che non si sa mai. Passano davanti così, le prendiamo. Un coniglietto. Ah, la grotta. Ah, dove volevo andare, perfetto. Trova i funghi, prima non me li facevo raccogliere questi funghi, li avevo visti ma... Non ci piacevano i funghi, ora diventavo amante dei funghi. Usa la magnesite per fabbricare munizioni ed esplosivi speciali. Ulla. Faccio una nota. Aspetta, ma poi io raccolgo la magnesite. Magnesite tutta la vita. Ma qua c'è un cadavere, penso sia la sua nota. Ho cercato di raccogliere più informazioni. Ok, questo cavaliere afferma di aver sigillato la tomba e aver detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è morto. Ma non si sa realmente se il profeta è morto o no. Penso che, dato che sono passati migliaia di anni dagli eventi che stiamo vivendo con Lara, presumo sia morto. A meno che l'elisir dell'immortalità è vero e quindi il coniglio bagnato muore. No. E quindi magari il profeta è vivo perché ha preso l'elisir di lunga vita. Bambi! Porca puttana, dovrebbero sentirmi me... Sono presa. Scuoio tutto. Oh, una mappa. Mappa d'archivio, usa la mappa d'archivio per organizzare documenti, reliquie, affreschi sulla mappa. Là, ma quindi adesso è tutto segnato ora. Andiamo avanti. Adesso posso leggerlo. No, ancora intraducibile. Tre di tessuto, questo ci fa comodo. Attenzione, saltello. Usa il menu inventario per creare frecce avvelenate. Munizioni. Penso siano queste, frecce avvelenate. Potrei ricavare qualcosa di utile da questa roba. Dovrei tornare all'accampamento e provare. C'è l'attrezzatura, fare etra, vedi, potete migliorare la quantità di frecce sicuramente, quant'altro. Abilità, ho due punti abilità. Allora io ne metterei uno su caccia perché penso sia attualmente importante cacciare. Allora, ti consente di recuperare le frecce quando depredi nemici o uccisi con l'arco. Ecco, questo sarebbe un risparmio di frecce. Non da poco. Ti permette di rimanere immobile più a lungo e mirare. Ah, quando uso l'arco, la quantità di munizioni sottratte ai cadaveri aumenta. Gli animali vengono evidenziati. Per adesso niente di essenziale, anche se sono belle. Combattimenti, subisci meno danni. I nemici uccisi furtivamente verranno automaticamente depredati. Questo per adesso no. Premendo F al momento giusto puoi stordire i nemici. Questa è un'abilità, non da. Ho freddo. Sono stanco. Vai a riposare, dai, guarda, vai a fare in culo pure, vai a fare in culo. No, ascoltami tu, questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando dopo tutto quello che ho fatto. Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura. Ci sono quasi, Lara. Sto scoprendo qualcosa di importante. Un giorno capirai. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. E non voglio capire. No, hanno preso Albusio. Albusio no. Cazzo, gli hanno sparato davanti, l'hanno freddato. Io penso che adesso sia arrivato il momento di un po' di azione. Guarda come mi cerca il figlio di puttana, ha notato l'accampamento. Ma guarda che bastardo, raga, ha sparato sul riparo così, senza sapere chi ci fosse. Magari c'era un bambino. Sei un bastardo, sei. Farei una brutta fine.
li salto proprio di giù. Sicuramente sarò su un albero, come probabilmente. O nel cespuglio. Sono nel cespuglio? Ah, sono nel ce... Ah, non sono nel cespuglio. Com'è la situazione? Passo. C'è un altro accampamento qui. Braci ancora calde. Godo, Non posso. F per attaccare. Fare in culo. Mamma mia, Warpon de corna, occultamento, usa i cespugli. È velocissimo, depredare, ho raccolto una freccia, usa i cespugli per non farti vedere. Ci sparpagliamo per ritrovare le tracce. Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è ritrovare. Mamma mia, una freccia e un tessuto. Ma qua ci sono delle munizioni, ma prendi tutto, 8 fre... Tessuto, raga, ma qua c'era un bordello. Abbiamo frecce per i prossimi 4 anni. Piazzato trappole nelle radure. Vai a fare il culo. Tu e le trappole nella radura. Ovviamente esplorazione estrema, raga. La difficoltà è un po' aumentata. Non è il massimo che si può avere, però. Insomma, sicuramente non è facile. Dobbiamo giocarcela sempre. In un certo modo, risparmiare munizioni in una sopravvivenza, in una situazione così di sopravvivenza. Attaccati alla radio e vedi di contattare la base. L'ultima cosa che sappiamo è che erano sotto attacco, poi più niente. E pochi minuti prima i nativi ci avevano assaltati fuori dalle rovine. Poi. Occhio, ci attaccano! Attenzione! Oh, oddio, c'è un terzo. Ok, li ho fatti tutti. Minchia, come cazzo faccio? Ma io non ho più la pistola, che magari mi sentirei più al sicuro. Sconfiggi l'orso, è pazzo completamente. Potrei sfruttare l'albero. Meglio il tessuto. Non mi posso arrampicare qua. Che bastardo. Ho 25 frecce. Mappa aggiornata. Cos'hai aggiornato? Ah, vabbè, mi ha sbloccato. È troppo stretto per combattere. Meglio tirarlo fuori. Oh, le frecce velenose le sparo così. That's... Tempo. Ok, e ora? E ora muoio praticamente. Che minchia devo fare, oh? Cazzo, c'ero salito prima. Però sei stronzo. Ci sarà un altro modo, porca puttana. No, via, porca puttana, mi ha preso. Viva, curate con calma. L'ho fatta, ce l'ho fatta, raga. Pensavo di morirci, ti giuro. Pensavo di morirci. Mamma mia, se ce l'ho fatta. Pelle d'orso, usa le pelli per fabbricare attrezzature avanzate. Vabbè, minchia, un orso mi farà fare più cose. Pacchetti regali, avanzando nella storia ricevi pacchetti regalo che puoi aprire nel negozio. Nel negozio. Sta ancora scoiando, quanto ci stai? Ok, ho preso qualcosa. Pelle di orso. Cos'altro? Della pelle, altra pelle. Questa penso che era la preda dell'orso. Un baulozzo.
potere. Ma devo... Mamma mia. Componente per pistola semiautomatica 1 su 4. Resine forse per quello non è. Attenzione. Ah, altre note che parlano del profeta. Gli davano la caccia perché non gli piaceva il fatto che il profeta influenzava troppo le persone verso la via della pace. Ma noi ne rottiamo il cazzo, giustamente. Allora, piani ben riusciti. Segui il sentiero Mongolo alla ricerca di tracce della città perduta. Porca puttana. Ok. Scendiamo di qua. Fa un po' freddino, secondo me. Tieni premuto, fabbrica. Ah, ok, per fabbricare le frecce avvelenate così direttamente. Che mi servono i funghi. Sarà gelida. Tu dici? Cosa ho trovato? Una punta di freccia intagliata nell'osso. La fattura sembra mongola. Questa era una freccia fischiante. Gli arcieri mongoli le lanciavano sui nemici per spaventarli e confonderli. Perché avendo i fori... Bellissime, venivano utilizzate queste frecce. Avendo i fori, fischiava. Così mi immergo. Qua c'è un accampamento e non è il mio. Scaldati, scaldati. Perfetto. Sì, sì, la miglioriamo perché l'arco è la nostra unica arma. Possiamo pure potenziare la nostra picozza. Dentellatura migliorata, 5 bulloni e 2 di cuoio. Salta, figlio di pot... E fu così che Sly l'ha presa in culo male. Dovrebbe arrivarci, in teoria, ecco. Una galea da guerra bizantina. Come no. Devo arrivare qui sotto? Me lo stavo chiedendo, appunto, però bellissimo, raga, mamma mia. Che paesaggi da sto gioco, porca puttana, c'è una nave mongola così incastrata sulla montagna di ghiaccio. Questo fa pensare che... È di origine mongola, ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Non ti basta come prova che comunque ci sei in una città perduta, più o meno. Cazzo, in mezzo alle montagne, vedi tutto questo coso, una nave. Deve esserci qualcosa lassù. No, sono un coglione! Attenzione, sono riuscito a pagarmi per poi morire. Ok. È per forzare. Vedi che adesso è molto più rapido. Cosa neanche ho fatto? Che cosa sta succedendo? Volevano sparare, puntare i cannoni contro il profeta, ma si è spezzata per via del ghiaccio questa nave. Io non so che cazzo è successo, comunque penso che anche quando c'era qua il mare, comunque il ghiaccio c'era anche, magari contro un iceberg, un po' come il Titanic, semplicemente forse un po' peggio. Non torno indietro per cortesia che dovevo andare di qui. Perfetto. Wow, cazzo è questa cosa? L'altra parte della nave? Guarda qui. Perché portavano con loro tutte queste ricchezze? Cioè qua ragazzi, uno se trova un posto del genere, in realtà ti fai i miliardi. Oh, frecce. Documento. Lei già sa che si apre, mamma mia. Questo codice descrive le tecniche di tiro con l'arco dei nemici dell'impero bizantino. Nuova abilità appresa, tecnica degli antichi arcieri. Scoccare rapidamente due frecce di sequenza dopo... Ma che cazzo è? Che tecnica? Sviluppa delle tecniche. Bellissimo. A questo punto possiamo andare di qui. Scivolata tattica. Saltello tattico. Attutiamo la caduta. Vediamo cosa c'è da questo lato. Magari c'è qualcosa. No, ma qua ritorniamo praticamente da dove era. Oh, 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 oh. Se non ti avevo visto. E c'è un cadavere morto congelato. Una spilla bizantina. La smaltatura è stupenda. Ok.
abbiamo ritrovato. Non sono tua nemica. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quegli uomini. L'ho fatto per sopravvivere. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Tu e io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù? È scomparuta. È scomparuta. E dobbiamo andare lì. È l'unico modo di andarci e prendere questa fune per non stoccarci le caviglie. Coniglio, ciao. Ecco. Allora, il coso si può salire sull'albero, questa è una porta chiusa. Oh, ti ho visto che c'era qualcosa di nascosto. Due di pelle. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia tre uomini armati. Non ho idea di come abbia. Ho sentito qualcosa, vado a vedere. Confermo. Attenzione, è preda tutto, tessuto, ci sono degli oggetti, un bollone, questo è molto utile, questi componenti così per fare, io una bottiglia me la prendo, non si sa mai se c'è un altro nemico, potremmo distrarlo, ce la tiene. Che cazzo sono le eliche dove arrivo? E ci abbassati. Togli tutto. Andiamo a trovare un punto. Questo potrei eliminarlo. Porca puttana, mi sono fatto sgamare malissimo. Mamma mia. Ok. Con calma. Vabbè dai, un po' di action. Ci vuole. E tanto. Fatti fuori. C'è quello lì da sopra, potrebbe essere un problema. Colpo alla testa. Le prendiamo tutte. Non si sa mai, tiriamo una bottiglia per avvistare qua. Cos'è questa cosa? Ma posso lanciarla? Penso sia incendiaria, una cosa del genere. Le prendiamo tutte, mamma mia, di materiali, raga. Dei bulloni. Oh cazzo. Mamma mia. Le prede, le prede. Cazzo. Vediamo se va. Ok, ok. Sappiamo cosa fa. La lanterna te la spari. Devo andare questa sporgenza. Mamma mia. Ok,
cazzo c'è qua? Materiale. Questo penso che brucia, per questo ci sono le lanterne. Magari li butto la lanterna qua. Esattamente. Un topo. Preso. Sempre voluto prendere un topo. No. Oh, minchia. Avarara, tu sei che sei intelligente. Spara i topi, spara i topi. Penso che comunque non saranno infinite. Ecco, il topo l'ho preso. Ho recuperato la freccia. Però mi è passato dall'altro lato. La nota parla che stavano costruendo un mostro di ferro sul ghiaccio. Non so a cosa si riferisce. Magari è la nave. Io presumo di dover... spararli. Ok. Si dice grazie quando ti salvano la vita. Un profeta. Dire di profeta che io sono malato di profeti. Ma non ho l'attrezzatura insufficiente. Buon uomo, mi dica. È morto. Parlava del profeta. Ma che cosa ti apre? Ma mi ha dato un pugno anche al cadavere mentre aveva. Cambiare arma, 1, 2, 3, 4, perfetto. Ci sono munizioni, oh, 4 proiettili, penso per la revolver. Di nuovo il bastardo, guarda dov'è, con Ghost al suo fianco. È quello che mi ha rubato il libro. Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. 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 Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Tranquillo. Non devi temere il tuo. L'obiettivo è a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Ma sparateci. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Situazione di merda. Perdita di carburante. Che cazzo è successo? Sta a fare a cercare. Abbiamo compagnia. Sbagliamoci. Tenete gli occhi aperti. Cazzo. Mamma mia, che mira. Attenzione. Fate tutti vi per curare. Le prendiamole. Tessuto, 4 proiettili, buono, 5 proiettili, vabbè, troppa roba. Perfetto. Ecco. Minchia, fanno male. Aia, cosa cazzo è esploso dietro di me? Esploda una cosa. Mamma mia. Entra qua dentro, entra qua dentro. Non si può entrare. Ok, vediamo cosa abbiamo da potenziare e ci salutiamo per questo episodio. Constantine è qui. L'uomo
l'uomo che ha tentato di uccidermi insieme. È violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare. Ma io posso già usarle. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero. Nel frattempo possiamo migliorare la nostra piccozza. Capisco, tipo una Desert Eagle. C'è questa pistola che ha meno danni, ma è molto più rapida. Poi c'è la mitraglietta, vabbè. Fa pochi danni, però penso che la munizione voli con questa. A sto punto io terrei questa qui, ombra lunare. Va bene ragazzi, per questo episodio ci salutiamo qua. Vediamo come sta pistola. Bellissimo. Per questo episodio ci salutiamo qua. Noi ci vediamo alla parte 3 con Tomb Raider. Bene. Oh, un salutone, bene.